musei del mondo che raccontano la storia antica dei popoli, della tessitura propongono come testimonianze quasi solo le fusaruole e i pesi da telaio. La ragione è ovvia, in quanto tutto il resto, strutture e tessuti, salvo rarissime eccezioni, è stato consumato dal tempo. I pesi da telaio sono la testimonianza dell'esistenza di un tipo di struttura usato nell'antichità, un'incastellatura verticale molto semplice che permetteva di realizzare tessuti fin dal Neolitico e rimase in uso presso i popoli antichi del Mediterraneo fin dopo la caduta dell'Impero Romano. Le immagini che rappresentano questo tipo di telai sono numerose. Alcuni esempi chiarissimi sono le incisioni rupestre della Val Camonica, gli affreschi di Pompei, ma troviamo molti decori sugli antichi vasi greci, per esempio. Alla traversa superiore del telaio, sub o subbio dell'ordito, venivano legati i fili e all'estremità inferiore di ogni mazzetto dei fili d'ordito della stessa serie, cioè tutti pari o tutti dispari, si legava un peso, solitamente forato, in modo che risultassero ben tesi questi fili. I pesi da telaio venivano realizzati con diversi materiali, potevano essere fatti di pietra, di argilla cruda, di terracotta, di bronzo, anche di ossidiana. Più comunemente avevano una forma cilindrica o a tronco di piramide e a base quadrata. Talvolta non erano ben rifiniti, avevano un foro ad un'estremità per legare i fili. Il loro peso variava a seconda della dimensione del filo usato o dal numero dei fili da sostenere. Per questo possiamo dedurre dai ritrovamenti archeologici la tipologia di tessuto che in quel sito veniva lavorato. C'è un modo di dire interessante, forse discusso, perché comunemente legato al senso di giustizia e, nel suo significato figurativo, alla bilancia, mettendo in correlazione misura e peso secondo criteri economici o coercitivi. Fare due pesi e due misure. Vorrei riflettere con voi trasferendo l'attenzione invece sul peso da telaio, che se non è calibrato a seconda del filo che deve sostenere e se non considera i due pesi applicati ad altrettante misure, avendo cura dell'obiettivo che è la giustizia, la crescita, la capacità di aprirsi al nuovo e non la punizione, non la vendetta, non il proprio interesse, porta inevitabilmente a invertire i pesi a seconda della convenienza e ad agire ingiustamente per il proprio profitto. Questo è profondamente condannato da Dio, il quale in un passo della Bibbia, riportato dal Deuteronomio, dice: "Non avrai nel tuo sacchetto due pesi diversi, uno grande e uno piccolo. Non avrai in casa due tipi di efa, una grande e una piccola. Terrai un peso completo e giusto, terrai un'efa completa e giusta, perché tu possa avere lunga vita nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Poiché chiunque commette tali cose, chiunque commette ingiustizia, è in abominio al Signore. Quindi a ciascun peso la sua misura. La giustizia richiede questo, un po' come per le fibre. Non si può trattare tutti allo stesso modo, perché ciascuno è diverso. Così applicare un peso troppo grande a un filo sottile significa mortificarlo, sfibrarlo e spezzarlo. Viceversa, un peso troppo leggero a sostenere un filo grosso e robusto è inutile, non gli consente l'apertura. L'obiettivo dei pesi da telaio, come i pesi che mettiamo sulla nostra e sulle altre vite, ha il fine di consentire l'apertura dell'ordito, per far scorrere il filo di trama, per crescere, andare avanti, non per bloccarne le potenzialità e renderne iniqua l'esistenza.